È ora di aumentare gli stipendi del pronto soccorso perché bisogna dare a chi lavora in pronto soccorso di più degli altri e in più bisogna anche lavorare perché il pronto soccorso cominci a ritornare a dei numeri accettabili. Se c'è una cosa di cui il paese non ha bisogno è l'autonomia differenziata, tanto più in materia di sanità. Zampa, buongiorno. Di recente il ministro Schillaci, parlando delle carenze di personale nei pronto soccorso, ha detto che i giovani spesso scelgono le specialità che pagano di più, ma che la questione non dovrebbe essere solo economica. Ha ragione? Sì e no. Io penso che Schillaci dovrebbe cominciare a proporre soluzioni e non soltanto denunce o analisi. Né al ministro può servire continuare a dire che prima le cose non funzionavano, perché adesso è passato più di un anno, ci si aspetta da lui anche qualche risposta. Ha ragione nel senso che io penso che un lavoro come quello di fare il medico, una professione come quella, sia una professione che richiede un coinvolgimento anche, ma perché non stanno scegliendo quella specializzazione? Invece a Schillaci dovrebbe essere molto chiaro. I giovani che si laureano non lo fanno perché se vai a lavorare al pronto soccorso non sei solo nella condizione in cui sono tutti i medici ospedalieri italiani, cioè di essere poco pagati rispetto a tutti i colleghi d'Europa o quasi, ma nel caso del pronto soccorso a loro è impedito anche semplicemente di poter fare quel po' di libera professione, magari intramuraria, che gli altri invece nelle altre specialità possono fare e che quindi permette loro di poter colmare anche questo divario di stipendio. È ora di aumentare gli stipendi del pronto soccorso perché bisogna dare a chi lavora nel pronto soccorso di più degli altri e in più bisogna anche lavorare perché il pronto soccorso cominci a ritornare a dei numeri accettabili. Ormai chiunque di noi, se stai male, resisti un giorno, resisti due, non trovi nessuno che ti prenda in carico e alla fine, preso dalla disperazione, ti rivolgi al pronto soccorso. Quindi i medici che lavorano in pronto soccorso sono sottoposti a un tale stress e a ritmi così complessi, difficili, davvero, che possono sul lungo periodo segnarti. E che comunque per un giovane non possono rappresentare di certo un'appetibile soluzione professionale. Sempre in tema di personale, il ministro ha detto che intende lavorare per rendere più attraente, la professione sanitaria nel pubblico e arrivare anche ad abolire il tetto di spesa. La linea è quella giusta? Ah, non c'è dubbio, ciò che noi avevamo cominciato a fare, in particolare io ho fatto la sottosegretaria nel Conte 2, bisogna arrivare a una vera, totale abolizione del tetto di spesa sul personale, però è ora di farlo. Io non vedo segnali, ecco, io non sento mai il ministro proporre una soluzione ai problemi, solo enunciare i problemi, ma questi ormai noi li conosciamo, ecco. La commissione d'inchiesta sul Covid ha avuto il via libera dal Parlamento. Cosa pensa che ne verrà? Io penso che abbiano voluto esclusivamente per gettare fango e discredito sugli avversari politici. Mai mi sarei aspettata, mai, nei 2 anni tremendi che abbiamo vissuto della pandemia, che si sarebbe potuto concludere con una cosa di questo genere. Nessun paese d'Europa ha l'equivalente. E perché le persone capiscano di cosa stiamo parlando, io credo che sia sufficiente dire che questa è una commissione politica, dove la maggioranza politica avrà l'ultima voce in capitolo, perché è evidente che la maggioranza voterà i documenti. Quindi io ritengo che sia un'operazione vergognosa, che non fa onore a questo paese e non fa onore al Parlamento. Hanno fatto scalpore le dimissioni di Giorgio Palù come presidente dell'AIFA, che si è detto offeso e umiliato dalle decisioni del governo e del ministro Schillaci. Cosa ne pensa? È un fatto preoccupante? È preoccupante che dopo un anno e più di un anno l'AIFA si è ancora paralizzata, questo mi preoccupa molto. E anche qui ricordo che pur di mandare a casa quelli che c'erano solo perché erano stati nominati da altri, da un altro governo, è stato fatto con un emendamento in una finanziaria che non c'entrava assolutamente niente, una cosa mai vista, ha buttato all'aria tutto il lavoro dell'AIFA. Purtroppo Palù però era tra quelli che hanno sostenuto quella linea e probabilmente ha voluto, quindi oggi non si può che dirgli che a causa del suo mal pianga se stesso,
per quello che riguarda i suoi destini. Io non penso che questo paese debba preoccuparsi dei destini personali, mai, non sono questi che contano. Quello che ci deve preoccupare è che l'AIFA è importantissima, perché è l'agenzia regolatoria del farmaco e che quindi dovrebbe funzionare nel migliore dei modi possibili. Anche questo non è un buon segnale. Si parla molto di autonomia differenziata delle regioni e dell'effetto che può avere anche sulla sanità per quanto riguarda le disuguaglianze tra nord e sud. Lei con il suo partito ha presentato un'interrogazione anche su questo al ministro Schillaci. Cosa la preoccupa e perché le risposte del ministro non l'hanno convinta? Il ministro si è limitato a rispondere che le cose non andavano bene prima, quando lui non era ancora ministro. Io penso che un ministro, ripeto, deve cercare delle soluzioni. Quello che mi preoccupa molto, che ci preoccupa molto, è che in questo momento noi stiamo facendo i conti con una disuguaglianza che è diventata abissale. Nascere al sud significa oggi avere un'aspettativa di vita più bassa del nord, perché il servizio sanitario nazionale è un servizio di categoria B o C. Le persone sono costrette a lasciare la propria regione e la propria residenza per andare a curarsi altrove quando possono. Moltissimi stanno addirittura rinunciando a curarsi perché non trovano le risposte, perché le liste d'attesa sono impressionanti. Evidentemente l'autonomia differenziata non solo fotograferà questa situazione e la cristallizza, ma la peggiora. Le faccio solo questo esempio perché le persone comprendano. In materia sanitaria, per esempio, c'è la retribuzione dei medici. Se una regione è più ricca e può proporre uno stipendio più alto, condizioni di lavoro migliore a medici o infermieri, che possono persino essere l'alloggio, supponga, a questo punto è evidente che uno lascia le regioni in cui lo aspetta una, diciamo, trattamento peggiore a favore di quelle dove invece il trattamento è migliore. Tutto ci lascia immaginare che la situazione di una disuguaglianza già oggi inaccettabile peggiorerà, e peggiorerà molto. Quindi assolutamente, se c'è una cosa di cui il paese non ha bisogno, è l'autonomia differenziata, tanto più in materia di sanità.